sia Oltre il Velo a questo episodio dedicato al novilunio in Vergine del 17 di settembre, tra l'altro una super luna nuova. Dunque, prima di entrare nel vivo di questo novilunio, è importante che ci ricordiamo, detto che lo avrai ricordato in ogni appuntamento, che siamo all'interno di una energia numerica che accomunerà i quattro noviluni ultimi dell'anno, quindi a iniziare da questo, un'energia che li accomuna appunto e che agisce in sottofondo. Quindi per il dettaglio vi rimando a quel video che metto come link qui sotto nella descrizione, qui sotto testuale nella descrizione del canale YouTube, e che comunque si intitola le energie numeriche degli ultimi quattro noviluni del 2020. Allora, qual è questa energia? Questa energia ci parla di un processo intenso che coinvolge ovviamente le nostre parti più profonde, le nostre soprattutto emozioni, che è assimilabile a un travaglio. È assimilabile a un travaglio perché deve essere tirata fuori una capacità nostra e dobbiamo diventare maturi, quindi la capacità e la maturità di collegarci coscientemente all'energia che ci permette di elevarci, cioè elevarci inteso dire ad aumentare la nostra consapevolezza, a vivere sempre più al di fuori della illusione di separazione, e questa è l'energia cristica. E attraverso questa maturità che dobbiamo dimostrare e questo collegamento è possibile mettere in moto un cambiamento a livello del nostro DNA. Ecco, questo un po' in breve il riepilogo. Allora, vediamo nel dettaglio cosa succede con questo novilunio in Vergine, anche perché è interessante che inizi questo ciclo di quattro noviluni proprio con quello in Vergine. Perché? Perché la Vergine, come energie di raggio, i raggi sono energie con cui l'universo viene costantemente organizzato e creato, e a cui sono collegati sia i numeri che pianeti e segni zodiacali. La Vergine in dettaglio è un segno di raggio 2, amore e saggezza, e 6, idealismo e devozione. 2 e 6 vicini fanno 26, e appunto il 26 è proprio uno dei numeri che accomunano i quattro ultimi noviluni, come a dire inizia questa staffetta e c'è il testimone, ecco il 26. E poi appunto la maturità per un servizio, e la Vergine è notoriamente il segno del servizio, quindi vediamo un attimo di che cosa ci racconta questo novilunio. Allora, in questo novilunio, visto che bisogna porre un seme, il seme che avrà tra l'altro una grande potenzialità di manifestazione, perché come già ho descritto nell'articolo su Facebook, dove appunto ho fatto una panoramica, vi sono degli aspetti che proprio parlano di una potenzialità enorme di manifestare, quindi è fondamentale, cioè di portare in concretezza, è fondamentale discernere a cosa diamo nutrimento nel nostro modo di pensare, nei nostri pensieri. Perché? Perché adesso vi mostro quali sono i passaggi attraverso appunto queste energie della Vergine e degli altri pianeti. Allora, il discernimento per comprendere, io vi inviterei anche a fare un piccolo esercizio, una meditazione per comprendere cosa sia il discernimento. Provate a meditare che cosa fa il nostro intestino. Tra l'altro, l'organo intestino è collegato al segno della Vergine. La saggezza che deve esserci perché ci sia questa attività di separazione, discernimento tra ciò che nutre, che quindi attraverso i villi intestinali va a nutrire il nostro metabolismo, la nostra crescita delle nostre cellule, e gli scarti. Ecco perché ho usato anche questo modo di dire che a me piace tantissimo, quello di non gettare il bambino con l'acqua sporca. E quindi che cosa decidiamo di alimentare dentro di noi, perché è come da questo momento viene tenuto in gestazione, perché appunto la Vergine è collegata alla gestazione di qualcosa che servirà e si manifesterà
nella forma nel momento in cui noi lo nutriamo, ci prendiamo la responsabilità e l'impegno, e questo ci darà anche del potere. Ma andiamo con ordine e ci porta verso la vera ricchezza. La ricchezza che proviene da dentro di noi, prima di tutto, e che quindi può vivere in una armonia più coerente con i ritmi cosmici. Allora, il discernimento è fondamentale. In questo momento particolare, da un po' di mesi a questa parte, c'è moltissima confusione, tante informazioni, tanta confusione dentro e fuori di noi. Quindi il discernimento è proprio casca a fagiolo, come piace dire ogni tanto. E questo lo vediamo proprio scritto sulla mappa, che vedete, c'è Sole e Luna a 25 gradi della Vergine, e di fronte c'è Nettuno in Pesci a 19 gradi. Come a dire, sia a livello cosciente, sole, sia a livello di sensazioni interiori, emozioni, luna, io mi rendo conto, vedo davanti a me qualcosa che mi fa confusione, qualcosa che anche mi inganna, perché ricordiamoci che Nettuno è il grande ingannatore. Quindi la mappa dice che c'è un inganno di cui noi ci stiamo rendendo conto. L'inganno sia che facciamo a noi stessi raccontandoci delle narrative, sia la narrativa che ascoltiamo fuori. E parlo di narrativa non solo relativamente alle versioni di quello che sta accadendo nel mondo ufficiali, ma anche a quello che può esserci dietro, perché la Vergine deve riuscire a percepire ciò che c'è dietro la forma, quindi a discriminare ciò che c'è dietro la forma. Adesso poi vi accompagno ad accorgervi di cosa sto parlando, anche nelle narrative di coloro che stanno iniziando ad accorgerci dell'inganno, perché è fondamentale discernere l'energia che sta dietro la forma, se vogliamo andare a tirare fuori quella maturità che ci connette all'energia cristica, all'energia che veramente eleva. Allora, in questo momento, dicevo, percepiamo questa confusione e soprattutto percepiamo un grande disagio esternamente e anche internamente. Sto parlando in generale, perché naturalmente ci sono anche persone che in questo momento sono in asse, mi piace dire così, cioè sono in linea con il loro proposito, quindi comunque vivono in uno stato di maggiore equilibrio, ma la stragrande maggioranza e il mondo stesso non mostra questo equilibrio, mostra anche bruttezza. Ecco che questa cosa la vediamo nell'aspetto che si sta creando tra Venere, la Venere in Leone, e i pianeti, in particolare Giove, che espande, tra l'altro da poco ritornato diretto, quindi espande all'esterno l'effetto di percepire questa disarmonia, questo disamore che non piace. Quindi questa è l'interpretazione, perché la Venere in Leone ha a che vedere con qualcosa che amo, qualcosa che mi fa sentire protagonista nella mia vita, che mi dà valore. Non, invece, in questo momento ci si sente dominati, prevalentemente trattati ingiustamente, tutto quello che ci rimanda l'energia del Capricorno nella sua ottava di sfida, no? Senza anche la possibilità di muoverci, anche perché tra l'altro, vabbè, adesso ci arrivo, perché scusate, vado un po' di qua e di là perché sono questi flash che mi arrivano. E allora questa dissonanza, che è rappresentata dall'aspetto tratteggiato in verde che si chiama quincons, la dissonanza tra ciò che veramente sento, vorrei, che mi batte, fa battere il cuore, che mi dà vita, che dà energia vitale e che mi dà valore nella mia vita, che vorrei scegliere, perché la Venere comunque è l'energia di fusione, per andare in una direzione specifica, per andare verso l'amore, e i pianeti in Capricorno. Però questi transiti sono, come dicevo nell'articolo, impietosi, perché ci stanno dicendo: ok, la responsabilità di questo però è anche tua, perché
perché rappresento, io ti sto mostrando cristallizzato nella forma il risultato di pensieri, parole, opere, pensieri, parole, opere, omissioni. Ho usato questa formula così anche in maniera ironica perché è una formula rituale, ritualistica, e il ritualismo è un'immagine che viene richiamata dal simbolo sabiano di sole e luna, di questa lunazione. Di tutto il tuo quotidiano, giorno dopo giorno, il tuo aver pensato in un modo, il tuo aver agito in un modo o non agito in un modo, ha creato quello che hai attorno a te, in qualunque situazione, a casa tua, con la tua famiglia, con il tuo partner, nel tuo lavoro, il mondo intero. Ovviamente dici, ma io che colpa ne ho, che colpa, che responsabilità posso avere per quello che accade, che ne so, a migliaia di chilometri di distanza? E comunque noi siamo immersi in un tutto, quindi la mia vibrazione, i miei pensieri vanno a espandere, si espandono e creano la forma mentis di tutto il mondo. Quindi se io non mi stacco, se io non mi distacco dalla massa, continuo anche comunque ad alimentare. Vedete che torna questo concetto dell'alimentazione. Nell'ambito dell'energia della Vergine, perché questo Noviluno ha l'impronta della Vergine, lo percepiamo prevalentemente come disagio rispetto a ciò che ci si aspetta per il futuro, perché la Vergine deve accumulare risorse per garantire la sopravvivenza nei mesi invernali. Questa è un po' l'origine che sta dietro un po' a questa energia del pianificare, dell'occuparsi, solo che poi con il tempo è diventato il preoccuparsi. Allora, lo percepiamo proprio con questa sfumatura, sfumatura della Vergine che ci dice tutti i tuoi modi di pensare, di credere, di controllare il futuro, per tenere a bada qualcosa che dentro di te comunque batteva forte, era la paura dell'ignoto, la paura del futuro. La Vergine ha questa paura del vuoto. Ma perché? Perché poi la Vergine rappresenta il grembo di gestazione dell'energia dell'anima, quindi è un modo per richiamare l'attenzione che è inutile che tu ti riempia la vita di cose, di beni materiali, che comunque serve per la sopravvivenza. Guai se non ci fosse, non esiste il giusto e sbagliato in assoluto. Ma io ti do questa energia perché tu possa nutrire, perché dentro l'energia della Vergine c'è la possibilità di far portare in gestazione la nostra energia animica, e quindi lo vedete come ancora di più è in sintonia con questo proposito dei quattro noviluni, no? Che deve essere estratto qualcosa. E allora, se tu invece non hai dato un nutrimento a questo tipo, attenzione, non hai alimentato questo pensiero, ma hai fatto tutt'altro, la forma te lo ricorda, quello che hai davanti a te. Quindi questa è la tematica, che cosa ho nutrito fino ad ora, e per accorgermi di dove voglio destinare le mie risorse, i miei pensieri, perché poi anche la Vergine accatasta anche pensieri nella testa, pur di non sentire la preoccupazione, la paura di quell'ignoto. E quindi questa è un po' la paura che si percepisce, che striscia, è strisciante. Ecco, allora, queste situazioni mostrano nella forma che non c'è bellezza, non c'è bellezza, Venere, no? Non c'è armonia. E non c'è, quando cerchiamo di risolvere le cose mentalmente perché dobbiamo garantirci qualcosa, perché se no abbiamo paura, non mettiamo la nostra essenza, la nostra bellezza interiore, e quindi esteriormente ci sono situazioni di bruttezza. Guardate che intorno a noi siamo pieni di situazioni di bruttezza, grottesche, sono soluzioni mentali a qualcosa che dietro, di fondo ha una tematica di compromessi, di scelte fatte per qualcosa che non ha veramente, non dà veramente nutrimento. Ma questo ci dà la possibilità, perché vedendola, toccandola nella nostra proprio carne, possiamo essere spinti a fare questo discernimento. Discernimento che è il grande dono che ci offre la Vergine, come energia. Possiamo avere più chiarezza, nonostante la confusione, possiamo avere più chiarezza, ma richiede
che siamo attenti, che ci impegniamo in fare questo. E quindi ci dice che cosa, ci pone delle domande, che cosa hai nutrito fino ad ora e soprattutto adesso, che cosa stai nutrendo, che cosa stai nutrendo, che cosa, che, dove sono sintonizzati i tuoi pensieri, che tipo di futuro ti stai immaginando e hai immaginato. Che tipo di sogno, no, Nettuno in pesci, che tipo di sogno stai alimentando? Perché se dietro c'è la paura, allora significa che sei ancora dentro il paradigma della sopravvivenza. Se invece contatti la tua essenza, quell'energia cristica a cui dobbiamo collegarci per elevarci, non rimanere sempre sul piano della paura, allora tu hai la possibilità di discriminare ascoltandoti, facendoti delle domande. Ricordiamoci che le domande ci aiutano più che le risposte perché ci mettono in uno stato di attenzione, ci distolgono anche dall'inebriamento e la di dispersione di energie. Allora ci sta dicendo: vedi che cosa hai coltivato, quello che è davanti a te, è quello che hai coltivato giorno dopo giorno. E allora, magari rimanendo anche seduto sotto una sedia a dondolo a osservare le cose da sotto un portico, questo è il simbolo sabbiano di Venere, ok? Perché giorno dopo giorno Urano, il coltivare il giardinetto, hai fatto sì che questo arrivasse. Allora, adesso è importante discriminare quello che sentiamo provenire, cioè quello che abbiamo nella mente, quelli che sono i nostri pensieri, perché c'è una grande potenzialità di manifestazione, di portare in manifestazione, quindi quello che alimentiamo. Allora vi invito ad osservare la narrativa che al di fuori ci viene raccontata, sia nella versione ufficiale, sia in chi cerca di trovare la verità, ma non è quello che si fa, è quello che c'è dietro a ciò che si fa. Se percepiamo paura, anche con tutti i buoni propositi di risveglio, quella è una cartina di tornasole, l'ho detto anche altre volte, che non stiamo alimentando l'energia giusta. Quindi non è ciò che si fa, ma quello che dietro muove ciò che si fa. Quindi è importante discriminarlo, facendoci delle domande, perché altrimenti, anche se vogliamo manifestare qualcosa, e qui viene proprio in grande aiuto questi transiti, alla fine alimentiamo sempre l'energia che c'è alle spalle, che è la paura. Quindi discernimento è fondamentale. Allora, in questa configurazione dici: ok, c'è questo disagio, com'è che hai cercato sempre di risolverlo? Facendo un sacco di compromessi. Scegliendo quello che pensavi ti garantisse il futuro, siamo nell'energia della Vergine, e quindi lo hai fatto per garantirti una sicurezza, per non rompere equilibri, per magari accrescere il tuo potere, tutte energie che comunque non sono quelle che alimentano la mia vera ricchezza. Infatti adesso c'è proprio il tracollo di tante tante forme. E ci viene detto: attenzione, perché se cerchi adesso di risolvere le cose attraverso delle soluzioni diplomatiche, che dietro, perché c'è quel Mercurio in bilancia, okay, che cerca, sente la Venere, vedete, sente la Venere che dice: ma io qua non ci sto bene, va bene, ci penso io, ti trovo una soluzione diplomatica. Ma se dietro quella soluzione diplomatica c'è sempre il calcolo, la paura dell'ignoto, il fare compromessi, il cercare soluzioni che salvano capra e cavoli, non c'è quell'energia di fondo che sente, che è andata a toccare la paura del vuoto e che sente cosa veramente ci dà la ricchezza, il nutrimento. E allora si crea un circolo vizioso che alimenta, aumenta, amplifica la tensione, che sono i quadrati, le linee rosse che collegano da una parte Mercurio con i pianeti in Capricorno e dall'altra Venere con Urano. Quindi alimenta la tensione finché a un certo punto, quando la pentola a pressione, no, è troppa,
si crea lo sbotto. Lo sbotto di cui parla ovviamente Urano, che spinge perché la Venere si desti dal suo osservare le cose dalla sedia d'ondolo sotto il portico. E dall'altra parte, appunto, c'è Mercurio che a un certo punto, con il suo simbolo sabiano, ci dice: sì, due uomini in arresto. Proprio il titolo è Due uomini in arresto. Quindi sbottare per rompere le regole, perché ci si sente imprigionati. E questo però dice: però devi assumerti le conseguenze di questa cosa, perché se sbotti e rompi le regole, questo avrà delle conseguenze. Ma la cosa interessante da far emergere è questa, che ci dimostra come le soluzioni mentali alla ricerca di una perfezione che la mente ha, che è tipico dell'energia della Vergine, non ci porta da nessuna parte, perché penso che se faccio così allora succede colà, no, if then else dei programmi, dei linguaggi di programmazione. E questo allora è un estremo rimedio, no? Questo circolo vizioso che a un certo punto sbotta, è l'estremo rimedio che l'energia in campo provoca per rompere un muro, perché la Vergine, per non sentire, andare a contattare quel vuoto che però contiene il suo cuore, il grembo dove nutre la sua energia animica, costruisce dei muri. Allora, le gabbie, i muri. Ecco che allora questo sbotto può essere l'estremo rimedio perché si venga in contatto, in un modo o in un altro, con questo vuoto, dove c'è però la ricchezza, la capacità di fondere, perché nel vuoto, inteso dire, dove possiamo nutrire la nostra energia più la nostra essenza, c'è l'amore. È lì che si trova l'amore, che fa la fusione e ci dice a un certo punto cosa dire, come parlare e cosa far emergere che veramente dentro ci potrà portare verso un nutrimento. Allora, la domanda chiave è servizio, no? Quale servizio, risorse, no? Futuro, quale ricchezza voglio servire? C'è proprio questo sabiano, servire quello che ho sempre fatto in pensieri, opere, omissioni, oppure mi discrimino, discerno cosa veramente mi dà nutrimento, perché in fondo lo sappiamo, solo che non lo abbiamo paura di farlo per le conseguenze. E io potrei farvi un sacco di esempi di situazioni di persone che si trovano tra incudine e martello e magari poi scelgono la soluzione di compromesso, ma che non porta da nessuna parte. Allora, è importante questo discernimento per poi mettere a frutto, utilizzare con a nostro avvantaggio del disegno, dell'immaginazione della nostra anima, il potenziale appunto che è dato dagli aspetti armonici che si creano tra Nettuno e i pianeti in Capricorno. Allora, da una parte sentire che Nettuno comunque ci collega alla nostra componente trascendente, a quella che immagina, che sogna qualcosa. Che cosa sogni per il tuo futuro? Sei sempre incastrato nelle paure di sopravvivenza e non ti permetti nemmeno di pensare, di ipotizzare che ci possa essere un'espansione e una manifestazione dell'amore, oppure appunto rimani fermo là, perché questi aspetti ci parlano proprio che se noi nutriamo non l'illusione, ma ascoltiamo le immagini che ci giungono, perché appunto ci connettono alla immaginazione, che sono collegate alla nostra anima, ci possono giungere, se ci mettiamo di impegno, ci viene matura un potere interiore, un accrescimento del nostro potere, della nostra responsabilità per dirigerci verso quello che veramente ci può nutrire. E quindi possiamo fare le stesse cose del nostro vicino, ma è l'energia che alimenta dentro che porterà dei risultati in manifestazione diversi. Ecco che la responsabilità dei miei pensieri, ecco che è la maturità per
connettersi all'energia dell'amore, l'energia cristica. Che vita, che mondo mi sto immaginando? Mi sto dicendo che sono un illuso, mi sto dicendo che sono un utopista, ma io posso avere la fiducia che strada facendo mi vengano date le soluzioni. Questa configurazione parla proprio della possibilità di ma poter manifestare strada facendo attraverso soluzioni creative che giungono da altri livelli, non soluzioni mentali di compromesso, di calcolo. Ok? Perché altrimenti questa stessa configurazione che dà un potenziale di manifestazione, scrivevo nell'articolo, porta agevolmente dà sempre più facilità a mettere in atto, attraverso la confusione e l'inganno, quindi non l'immaginazione creativa, la confusione e l'inganno, l'altra fascia della medaglia di Nettuno, soluzioni restrittive al disagio, perché appunto Saturno è le restrizioni, le regole, Plutone è il dominio per mantenere il controllo, quindi dall'altra parte questa configurazione può esacerbare le reazioni di controllo perché ci sono sempre più disagi che rispondono a una reattività, è un troppo che stroppia, ok? Allora, questa configurazione può accrescere il potere interiore, anche perché Saturno e Plutone sono ancora retrogradi, quindi in attesa che fra fine settembre e inizio ottobre ritornino diretti, adesso possiamo crescere dentro questo potere, altrimenti alimentando la paura, questo alimenta anche la risposta di chi sta cercando di controllare la vita delle persone, ma non solo a livello globale, anche nelle nostre relazioni uno a uno. Se io rimango nella paura, non prendo potere interiore, quindi se sto vivendo una situazione di disagio da cui non riesco più ad uscire da tempo che sto a guardarla dal dondolo, mi incastrerà ancora di più in quella dinamica perché accrescerò, mi spoglierò del mio potere e lo farò accrescere in quello altrui che può essere un datore di lavoro, che può essere un partner, che può essere un genitore, che può essere un figlio, c'è tante le situazioni, un amico, tantissime cose, un gruppo, insomma, le sono le varie tematiche della vita. Quindi questo è importante. Cosa scelgo? Quale ricchezza voglio servire? Dove scelgo di destinare le mie risorse? Che pensieri decido di alimentare? Quale narrativa sto ascoltando? Cosa suscita in me paura? La paura è un elemento di discernimento per riallinearci dentro, per trovare dentro di noi le risposte, perché sono scritte qua, sono proprio arrivano nel momento in cui noi ci decidiamo ad affrontare quel vuoto, quella paura. E mi è piaciuto anche andare a guardare gli angeli, perché questa è la mia modus operandi quando analizzo i temi natali delle persone. Non mi fermo mai solo a numeri, scusate, a pianeti e a segni zodiacali. Do un'occhiata ai numeri, do un'occhiata anche agli angeli, perché gli angeli comunque si sono posizionati in un punto chiave o in punti chiavi del tema natale, significa che sono energie che magari in quel momento, in quel transito, possono dare un aiuto per fare un passaggio di coscienza. Allora, nel caso specifico, i quattro angeli, prendendo proprio il momento esatto del 9 luglio, che sono le 13, sono quattro, ok? C'è un video nel canale YouTube dove parlo proprio delle energie angeliche, quindi magari dopo vi metto anche il link, quindi per poter avere un'idea senza che ci dedichi troppo tempo adesso. Comunque sono quattro: angelo dell'incarnazione, del cuore e due angeli dell'intelletto. Allora ci parlano Menadiel, angelo dell'incarnazione, numero 36, Vasaria, angelo 32, angelo del cuore, Aniel, angelo dell'intelletto mentale, numero 37, e Yeyazel, numero 40, angelo dell'intelletto spirituale. Guardando assieme le quattro energie che convogliono, quindi ci possono sostenere in questo momento, quindi vediamo che Menadiel si chiama Senza paura. Amo la bellezza della tua casa. Vi giuro che io non avevo ancora guardato
gli angeli per parlare di bellezza, qualcosa che mi è arrivato così. E Vasarya memorie, quindi ciò che dentro di noi ci condiziona come memorie. Aniel parla di un grande disegno e quindi della forza come condottieri per uscire dalle sfide. E Yeyazel, Dio vino che reca gioia, parola di verità, riuscire a dire la parola giusta al momento giusto e cogliere quando ci sono parole di non verità. Messi tutti assieme, brevemente, queste energie angeliche, che sono spirituali, che ci sostengono, ci stanno dicendo: tu puoi avere paura perché ci sono delle memorie dentro di te. Ricordiamoci il nostro paradigma da cui veniamo della sopravvivenza, però c'è un grande disegno che questa è una grande sfida oltre alla quale tu puoi andare se ovviamente ti connetti alle queste energie che possono farti trascendere questa paura, trascendere le memorie che sono dentro di te. E permetterti di dire le cose giuste al momento giusto, di cogliere quando qualcuno sta dicendo parole che non vengono dalla sua essenza, ma vengono fondamentalmente dalla paura e quindi non sono parole di verità. Allora, se chi è interessato può contattarmi attraverso l'indirizzo email. Che metto dentro appunto questo nel YouTube che è disponibile comunque nei miei canali o tipo su Facebook può contattarmi attraverso Messenger, vi posso mandare queste quattro energie angeliche, cioè i loro nomi scritti in ebraico, che possono essere utilizzati come un rinforzo in questo intento del discernimento e del trascendere la paura. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo episodio, che non so quale sarà. Grazie, ciao!